bentornati in un'altra edizione del TG Trappeto Notizie. Oggi abbiamo un telegiornale ricco di notizie molto importanti. Iniziamo subito con la prima. Di nuovo inquinate le acque del fiume Nocella. Nelle prossime edizioni vi aggiorneremo al riguardo. Al momento non abbiamo molti aggiornamenti pronti e speriamo nella prossima edizione di farvi vedere l'intervista al sindaco di Trappeto. Il servizio. Ancora inquinamento delle acque del Nocella, anche del satellite. Vediamo la macchia nera che si trova alla foce del Nocella, proprio nel mare del Golfo di Castellammare, proprio a Trappeto. Nelle prossime edizioni vi aggiorneremo al riguardo. Incontrata a Piano di Fico, vi è la vasca della diga e proprio lì nei giorni scorsi si è verificata una rottura. Vediamo i dettagli nel seguente servizio e a seguire la pubblicità. Adesso parliamo di consiglio comunale, un consiglio comunale che è stato svolto presso le suore perché, come sappiamo, al comune stanno lavorando per fare le barriere, per abbattere le barriere antitettoniche e fare i scivoli per i disabili. In questo consiglio si è discusso di feste per l'estate e anche del programma per l'estate. E a proposito di programma per l'estate, vediamo nel servizio l'opera dei pupi siciliani che si è tenuto il 18 luglio 2010. Giorno 18 luglio 2010 presso Piazza Municipio si è tenuta l'opera dei pupi siciliani, una tradizione che ormai purtroppo si va perdendo, e quindi ringraziamo e facciamo i complimenti a queste persone che continuano a mandare avanti questa tradizione da tantissimi anni. Ma che da mia io non ho mai affavorato il pensiero, la cosa mi è caduta sotto un monte. E quella là, che cos'è quella là? Da ciò che tu hai, da ciò che tu hai fatto di tuo compagno, o mi dai angelica, in cedenza io prenderò la mia spada e ti ucciderò con il calcio e la punta di questa firma. Sei un vigliacco, mio. Sei un vigliacco, anche io vedi sono un vigliacco. E domani, mai e poi mai arriverai a conquistare l'amore di mia sorella Angelica. Sei un vigliacco, arrivare. Vieni, faccio la mia casa. Era! Ancora rotture per quanto riguarda l'acquedotto del paese di Trappeto. Vediamo i particolari nel seguente servizio. Indovinate dove siamo andati a finire? Di nuovo davanti alla compagnia Mercantile Italia, perché c'è di nuovo un'altra perdita che abbiamo individuato noi. Adesso la cosa inizia un po' ad insospettirci, perché non mi sembra a me che sia proprio una perdita dell'acquedotto, perché già questa è la seconda volta. La cosa ci insospettisce un pochettino, ma al riguardo vi informeremo meglio le prossime edizioni. Siamo in chiusura del nostro telegiornale e prima di chiudere ancora un altro servizio molto importante. È stata riaperta la fontana di fronte alla stazione di Trappeto. È stata anche una bella cosa riaprire questa fontana, perché i turisti, i passanti possono sciacquarsi la faccia. Ma vediamo i particolari nel seguente servizio. Siamo davanti, di fronte alla stazione di Trappeto, e come vedete alle mie spalle l'acqua è aperta. L'acqua della fontana che finalmente si è riuscita a far riaprire, perché se vi ricordate un paio di edizioni fa abbiamo fatto un altro servizio dove avevamo detto che la fontana era chiusa. Abbiamo chiesto spiegazioni al
assessore ai beni culturali, e ha detto che sarebbe intervenuto subito, e stiamo vedendo i risultati, che ha aperto l'acqua che persone, che passanti sentono caldo, si possono sciacquare la faccia, mentre prima questo non era possibile. D'altronde una fontana a quattro aperto ci voleva veramente, e finalmente siamo riusciti ad ottenere una fontana. E speriamo però che non va a finire come un paio di anni fa, quando ancora la fontana era chiusa, che la gente veniva qui a riempire i bidoni d'acqua, a lavarsi la macchina, mentre è stata aperta con la giusta pressione, in modo tale che le persone non possono lavarsi la macchina qua, ma possono venire a sciacquare la faccia. Per il momento è tutto, speriamo che continui ad essere aperta, perché veramente ce n'è tanto di bisogno. Siamo in chiusura del nostro telegiornale, ci è giunta adesso una notizia di Isola delle Femmine, una manifestazione ciclistica in ricordo di Franco Ballerini. Molte associazioni ciclistiche amatoriali del comprensorio hanno partecipato ieri, hanno partecipato l'11 luglio 2010 al primo memorial Franco Ballerini. La manifestazione è stata voluta dall'amministrazione comunale, dall'Unione Sportiva Acli e dall'associazione Fausto Coppi di Capaci, presieduta da Pino Siino, per ricordare il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, prematuramente scomparso il 7 febbraio scorso in un incidente di rally. I ciclisti sono partiti da Isola delle Femmine e hanno raggiunto Trappeto, e poi sono tornati indietro percorrendo in totale 50 km. Hanno partecipato al primo memorial Franco Ballerini anche a tre atleti non vedenti, anche grazie ai loro ciclisti guide hanno potuto percorrere il tracciato previsto in totale sicurezza. Adesso vi invito a vedere il nostro nuovo canale del TG Trappeto sul live stream. Vedete in sovraimpressione il link per andarci, www.livestream.com/teletrappeto. È anche un canale dove faremo vedere tutte le trasmissioni nuove che adesso faremo. Più avanti vi informeremo delle nuove trasmissioni. Adesso a seguire la sigla e poi un altro spot contro il fumo. Grazie per averci seguiti e mandiamo un saluto a tutti i trappetesi emigrati in America, in Germania e in tutte le altre zone del mondo. Arrivederci.